Mi sono appena svegliato da un pisolino durante il quale ho sognato che eravamo tutti chiusi in casa e che non aprivo pacchi da 2 mesi. Questo, per esempio, è arrivato oggi e non so cosa sia. Ah, muy fragile addirittura. Non è per niente qualcosa di fragile. Raga, questa è la mia nuova tenda. È una tenda bivacco da un posto della Black Diamond, si chiama Spotlight Bivy. Praticamente questo è il corpo principale della tenda. Questo qua invece è l'unico palo ripiegato. Pesa niente, occupa pochissimo spazio e l'ho presa durante un momento di shopping terapeutico che però non è servito a niente. Me l'ha consigliata Omar, che l'ha già provata, e niente, volevo avere nel mio corredo una tenda da un posto di quelle che puoi veramente portare dietro sempre. È molto piccola ed è giusto per passare la notte. Poi, quando si potrà uscire e campeggiare, ve la farò vedere. Poi l'altro giorno mi è arrivato anche questo pacco. Il coltello non era lì come minaccia, ma era lì per coprire l'indirizzo di casa mia. Ho acquistato l'Osmo Mobile 3 nella versione combo, che al suo interno contiene il nuovo stabilizzatore per smartphone di DJI con il suo cavo di ricarica, questi gommini qua adesivi che non ho capito cosa servano, il laccetto, un pratico cavallettino, una custodia morbida e una custodia rigida. Spesso per realizzare i miei video del secondo canale utilizzo soltanto l'iPhone, però non uso mai degli stabilizzatori esterni perché comunque sono grossi, ingombranti, cioè non ho voglia di portarmeli dietro. Perché appunto fare video col telefono è bello anche per la praticità. L'Osmo Mobile 3 però ha un design molto più bello, secondo me, perché è pieghevole, occupa meno spazio, costa relativamente poco perché alla fine con un 100 euro te lo porti a casa e può essermi utile nel momento in cui devo utilizzare il telefono ma voglio usarlo in maniera un pochino più professionale. E anche qui, quando ne avremo la possibilità, lo proverò e vi farò sapere se vale la pena di comprarlo. Ma passiamo al regalino che mi ha mandato Nintendo. Questi sono i pacchi più recenti, poi andiamo a scavare anche tra quelli vecchi. Bella questa busta, bella veramente. Sono delle magliette, sto da Dio. Per il 35esimo di Super Mario. C'è anche Mario Sunshine. I miei preferiti, Mario 64 e Mario Sunshine. Grazie Nintendo, apprezzo tantissimo perché cioè io ho sempre avuto soltanto console Nintendo, non ho mai avuto tipo la PlayStation o l'Xbox, ho sempre avuto il Nintendo 64, la GameCube, la Wii. Anche se vi devo confessare che da quando sono tornato in Italia non ho mai acceso la Switch. Se nel pacco ci fosse stato Animal Crossing, quello nuovo, rip produttività. Comunque, se al Nicola del passato avessero detto che da grande gli avrebbero mandato regali Nintendo e anche Lego, non ci avrebbe mai creduto. Guarda già che macello che devo sistemare. Pacco gigante che devo aprire da una vita. Ma è vuoto. Oddio. Non mi sembra imballato tanto bene. È una luce della Philips che avevo comprato quando ho iniziato a traslocare. Molto bella. Cambia anche colore, si comanda con un'app sul telefono. Sono felice di averla presa. Sono felice anche che mi abbiano mandato questo cartone gigante perché diventerà un ottimo bersaglio per le asce. Fa una luce veramente molto bella che di sera regala una fantastica atmosfera e posso cambiare tutti i colori che voglio. Nebulosa, c'è anche il preset Aurora Boreale, Chinatown, Blue Lagoon, Rosso Rubino. In teoria deve arrivare. No, fioritura primaverile. In teoria mi deve arrivare anche la versione più piccola. E oggi mi è arrivata anche la Smart Plug, che è praticamente soltanto la presa, comandabile però con la stessa applicazione. Sembra una pubblicità a Philips, ma fidatevi che questo video non è sponsorizzato. Infatti, adesso facciamo anche pubblicità gratis a Red Bull. Vediamo se funziona. Sì, caro. Questo è un finto neon che in realtà è un LED. Me l'ha regalato Red Bull l'anno scorso e ho deciso di metterlo qua in camera da letto. Anche questo fa una bellissima luce, purtroppo non cambia colore, ma almeno non fa quel rumorino che fanno i neon che ho in ufficio. Altro pacchetto. Altro pacchetto che contiene il mio nuovo microfono, il Rode Wireless Go. Ah, che male la schiena. Ah, mi sa che lo metto a caricare così lo provo subito. Magari è già carico. Non era necessario aprirla in questo modo. Bustina, cavetto, antivento che sembrano i mostriciattoli di Totoro, ricevitore e trasmettitore con i loro 2 cavi USB-C. Me lo potrei attaccare alla collana. Ovviamente la tenda nella grotta non l'ho mai smontata. Per tutti quelli che mi hanno detto, Nicolò, guarda che se tappi il buco dopo non va giù l'acqua quando piove, sta diluviando fuori, però non entra acqua da queste prese che danno sul livello della strada. Io non so quale magia nera tiene asciutta la mia cantina, però è asciutta. Sì, caro! Lancerò una nuova moda: microfono attaccato alla collana. Ah, questo pesa.
Sono arrivate un po' di stampe che metterò negli album. Questa qui è una foto della mia lambretta. Mi ci volevano un po' di foto stampate perché mi piace tantissimo fare gli album fotografici. Cioè è bello, è rilassante mettersi lì a mettere tutte le foto negli album. E se ne stampi 200 per volta. Comunque ho svuotato tutta la stanza dove prima tenevo un po' di Lego. E lì in fondo vedete che c'è tipo il mio setup per scansionare i negativi con la macchina fotografica. Poi altro pacco. Questo qua me lo manda Tense. La madonna, 6 paia. Che odore strano che è uscito. Mi hanno mandato un po' di modelli nuovi. Sono 6 paia totali. Ma dai, sto da Dio. No, bellissimo. Raga, veramente tanto bella la confezione nuova. Questi sono, non mi ricordo i nomi di tutti i modelli. Allora, questa qua è la lente classic che già conosco. Bellissima la montatura, troppo stile anche la scatola. Poi, altro paio. Questi qui sono con la lente Spectachrome, che è la seconda che hanno realizzato, ispirata ai film di Wes Anderson. Mamma mia ragazzi, ed è subito caratteristico della droga messicana. Per farvi capire, si vede così, cioè nel senso non si vede così giallo una volta che l'occhio si abitua, però insomma si vede da film di Wes Anderson. Questi pazzeschi. Poi abbiamo un'altra confezione con dentro invece gli occhiali che montano le lenti nuove Boulevard, e queste qua non le ho mai provate, almeno posso guardare la finestra che ho qua davanti. Vabbè, belli, sono bellissimi, guardate che fighi. Più che Boulevard sembra Tokyo di notte, mi viene in mente i colori di Shinjuku la sera, ti fa il cielo super azzurro e sotto tipo tendente, vabbè, guardate che fighi. Comunque se alzi e abbassi lo sguardo cambia colore. Ma è figo, veramente figo. Poi fatemi sapere quali sono i vostri preferiti. Altra montatura, questa volta con le lenti nuove Tropic High. Questa dovrebbe essere tendente al verde. Qua sei subito in Thailandia. Questa è molto Thailandia. Mi piacciono questi gradienti. Però se devo essere sincero, le montature così in mano mia sono un po' a rischio. I Tense sono belli anche perché sono molto solidi, quindi queste qua le metterei, diciamo, quando magari non viaggio, perché quando viaggio rip. Altra montatura con le lenti original. Questi sono un grande classico, ragazzi. Montatura classic con la lente original. Questi sono gli occhiali che siete abituati a vedermi indosso. È la mia montatura preferita. Questi sono quelli più solidi, più duraturi. E la lente classica è quella che mi ha fatto innamorare di questo brand. Io mi tuffo in mare, mi ci siedo sopra, mi cadono. Sono davvero degli ottimi occhiali. Anche questa lente original, però con una montatura penso diversa. Ah sì, sì, caro. Montatura leggermente diversa. Vi piace di più questa o questa qua? Stessa lente, colorazione Turtle. Veramente, veramente molto fighi. Sì, mi sa che io andrò di questi quando potrò uscire a fare una camminata. Anche perché dopo quasi 2 mesi di quarantena bisogna uscire un po' con stile. Sono molto molto contento. Adesso scrivo a Tense per ringraziarli. Vi ricordo che il link per questi occhiali li trovate in descrizione con il codice, mi ricordo cos'è il mio codice, Safari, Human Safari, comunque avete lo sconto. Questi li tengo fuori e magari un paio li regalo a mia mamma. Sembro quasi un intenditore. Poi cosa abbiamo? Questa busta che arriva dalla Svezia. Non credo di aver ordinato nulla dalla Svezia. Oddio. Allora ragazzi, questo qua si chiama Hyper Juice. Zia, metti a fuoco. Si chiama Hyper Juice ed è praticamente un caricatore USB e USB-C che ti permette di caricare il Mac, l'iPad, il telefono, altre cose, tutto assieme con un'unica presa. Quindi è un ottimo adattatore da viaggio che tra l'altro dovrebbe in teoria avere anche la presa americana, spero anche la presa italiana. Ok, sono inclusi anche gli adattatori. Un pacco si è appena suicidato. L'unica cosa, spero vivamente che vada tutto bene perché non l'ho preso su Amazon, non lo posso rimandare indietro. Questo arriva da Kickstarter, ho supportato il progetto in fase di scadenza, ci hanno messo una vita a mandarmelo, però finalmente è arrivato adesso che non si può più viaggiare. È questo cosino qua e dovrebbe andare a sostituire il mio attuale caricatore del Mac. Devo dire che come peso siamo lì, però sì, se devi viaggiare col telefono, col computer, con macchine fotografiche e tutto, un caricatore di questo tipo per caricare power bank, Mac, iPhone, non è male. Comunque ti danno anche gli adattatori. Andiamo a vedere il pacco che si è ucciso. Ah, fantastico. Questa è la Smart Keyboard per l'iPad, che non ho, perché io ho ordinato un iPad che mi serviva per lavoro il 20 di marzo, ma la Apple non me l'ha ancora mandato. Quindi nel frattempo cosa ho fatto? Per realizzare le scritte che vedete nei titoli del video delle Hawaii, ho comprato una penna da 10 euro che vi linko qua sotto in descrizione, che potete usare con tutti gli smartphone. Mi sono scaricato Procreate e le ho fatte così. Quindi l'iPad lo userò per montare i video in viaggio. In teoria degli Uniposca. Perché mi sono arrivati degli Uniposca? Non saprei per cosa usarli. Ma è un regalo di qualcuno. Mi aspettavo un diverso tipo di penna.
ovvero la Apple Pencil. Mi sono arrivati tutti gli accessori tranne l'iPad. Questa pena che costa un sacco di soldi non funziona sull'iPhone 11 Pro. Cioè, raga, se avete uno smartphone, se avete un iPhone, vi scaricate Procreate e potete disegnare con quella penna lì da 11 euro. Cioè, 11 euro e te ne danno due. Mi è arrivato anche l'adattatore jack USB-C. Sinceramente non ho capito perché tre pacchi diversi. Comunque, altro accessorio Apple costosissimo che però purtroppo mi servirà. Ci è mancato poco che non spezzassi una letterina. Ciao grande, mi chiamo Massimiliano e ti seguo da qualche anno. Per ringraziarti dei tuoi bellissimi video ti mando questi rullini che un giorno ho trovato. Sto da Dio, non ci posso credere. Sakura? Questo sarà scaduto da una vita. ISO 100, Konishiroku Photo, Japan. Raga, da sviluppare entro il 1973. Questo rullino è scaduto nel 1973. Massimiliano, io non ho mai avuto un rullino così vecchio in tutta la mia vita. Provate un mercatino delle pulci, chissà se funzionano ancora. Li proverò, zio. Li proverò e in questo caso, quando hai dei rullini scaduti da così tanto tempo, devi sovraesporre tanto la pellicola, quindi far entrare molta più luce. Poi comunque li mando all'uomo, ci pensa l'uomo a svilupparmeli. Ti saluto, ti lascio la mia pagina Instagram @massifi. Zio, grazie mille. Vabbè, il Kodak Ultramax lo userò alla grandissima. Questi qua devo stare un po' più attento perché non voglio sprecarli. ISO 100, scaduto nel 1973, direi che lo posso utilizzare come se fosse ISO 12. Ah, mi era sfuggito che quelli del caricatore mi hanno mandato anche il cavo. USB-C fa sempre comodo perché ormai è lo standard di quasi tutta la mia attrezzatura. Poi abbiamo Figo di Libri. È un libro di Valeria Alpi che si chiama A Capo Nord bisogna andare due volte. Storia di un viaggio accessibile tra limiti e risorse. Ah, c'è una lettera. Ciao Nicolò, sono Valeria da Bologna. Ti avevo lasciato un commento una volta sotto il video di Capo Nord perché nel 2018 eravamo allo scogliere nello stesso momento. Tu stavi facendo volare il drone in maniera veramente irrispettosa. Devo dire che dal vivo sei proprio una testa di cazzo. Sto scherzando, non ha scritto così. Ha scritto: tu stavi facendo volare il drone nel tuo video, compaio anche io ripresa all'alto. Questa cosa è assurda. A Capo Nord ci sono andata per ora due volte in auto da sola partendo da Bologna in compagnia della mia disabilità motore. La mia auto ha degli adattamenti al volante per guidare e in Europa non esiste questo tipo di noleggio. Per cui ogni volta che mi sposto per viaggi avventurosi sono costretta a portarmi l'auto da casa. Valeria, grazie mille per il libro. Sono molto curioso di leggerlo. Non ho letto molto in questa quarantena. Avrei dovuto e questo è un ottimo stimolo. Questo sembrerebbe un altro libro. È quello di Claudio, ma io ce l'avevo già. Adesso ne ho due, uno firmato e uno no, quindi questo qua lo venderò su eBay. Ultimo pacco by Vintage Farm. Ragazzi, non ci credo, non ci credo, per completare la mia collezione. Non ci posso credere, raga, la maglia dell'Eurospin con dietro scritto risparmio quotidiano. Allora, io ti giuro, zio, io non so dove le trovi queste cose, però sei il numero uno. Cioè, tu sei il numero uno. Raga, andatevi a vedere il profilo Vintage Farm che vi lascio in descrizione perché è il numero uno. Ma tu dimmi, ma poi profuma un botto. Di solito mi arriva sempre roba che puzza. Ho la felpa dell'Idol, la camicia dell'S lunga, la maglia dell'Eurospin e poi anche una maglietta della Conad e i calzini dell'Idol. E quando ho messo la foto su Facebook mi ha risposto MD Market. Ma non è finita qui perché c'è dentro anche una maglietta della Mountain Dew. Devo mandare la foto a Gianni e Mario. E anche questa spettacolare felpa di Topolino. Ragazzi, quanto adoro queste cose. Quando si potrà vado a vedere anche il negozio. Ciao Nicolò, sono Mattia di Vintage Farm. Nel pacco ho messo anche due volantini che ti spiegano un po' la nostra cooperativa. Sarei felice di parlarti delle vacanze estive che facciamo in montagna. Io mi sono dato un'occhiata a questi volantini, sono molto interessanti. Non è una cosa che mi piacerebbe veramente fare una vacanza da volontario. Però temo che dovranno essere rimandate perché qua si parla dal 1 al 16 luglio, 16-31, 1 al 16 agosto. Quando si potrà, contate su di me. Comunque questo era l'ultimo pacco per oggi. Dovrei avervi fatto vedere tutto. Mi è arrivata anche un'altra luce, quella non l'ho spacchettata. E niente, ci vediamo al prossimo video.